Anche l'agricoltura può e deve contribuire alla crescita del paese. Per questo Agriinsieme, che riunisce CIA, Confagricoltura e Alleanza delle Cooperative Agroalimentari, hanno presentato oggi al ministro De Girolamo il loro programma. Marina Alesso. Obiettivo crescita, a cui il sistema agricolo può e deve contribuire. Per questo le scelte future che il nostro paese dovrà compiere sulla politica agricola comune dovranno concentrarsi su progetti e iniziative che abbiano la massima capacità di incidere sullo sviluppo economico e dunque sulla ripresa del paese. Un nuovo modello di partenariato, organizzazioni, conferenze Stato-Regioni, ma veramente per lavorare sulla strategia di uno sviluppo di un'agricoltura che può essere la prima al mondo e che ha bisogno di avere un'organizzazione di idee, un'organizzazione di prospettive. Per questo Agriinsieme, il coordinamento delle associazioni di rappresentanza degli agricoltori, intende aprire un serio confronto sulla futura applicazione della PAC a livello nazionale, per evitare cioè che ci siano 20 diverse politiche agricole, e cioè che ogni regione vada per conto suo. Concertiamoci per dare delle risposte in positivo a un settore che, soprattutto in una fase come questa dell'economia e della società italiana, può dare un contributo all'economia e anche ai problemi sociali che il nostro paese attraversa. È evidente che noi dobbiamo collaborare, dobbiamo fare insieme il lavoro di distribuzione dei fondi e delle risorse, quindi è un'occasione che non possiamo perdere. Parliamo di 52 miliardi, è un'occasione straordinaria per gli imprenditori agricoli, non per altri.